Però, che schifo. Dunque, ora che siamo soli, noi grandi, che cosa c'è? Eccoci. C'è che non può prendersi una ragazza, scombinando tutto, sconvolgendo ogni cosa. Voi travolgete anche un ragazzo senza fortuna perché è povero, ma è pieno di ingegno, pieno di buona volontà. Corradino un giorno potrà rendere felice mia sorella. Il vostro denaro, i vostri maledetti palazzi. Ma quando passerete per la strada, qui sotto, insieme con Rosalba, i vostri palazzi piangeranno anche loro. Corradino e Rosalba sono qui sotto, davanti all'edicola. Che devo fare? Bene, è vero. Mi sono fidanzata. Sposo un signore. Adesso basta con le sciocchezze da ragazzi. Doveva finire, no? Ma perché doveva finire? Beh, perché a un certo momento una ragazza si deve sistemare. È una brutta parola, lo so, ma io non ho colpa. Per questo volevi sposare l'uomo grasso? Sì, ma era troppo voluminoso. Ti figuri? Adesso invece sposo Martino, proprietario di questo palazzo e di quello di Rimpetto. No, solo di quello di Rimpetto. No, 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 anche di questo. L'ho comprato pochi giorni fa. E forse l'ha comprato proprio perché ci sono io. Ne ha di denari quello. Ma è assurdo, non puoi volergli bene per questo. Ma è un bravo uomo, intelligente. Perché non gli devo voler bene? E anche se non gliene voglio per adesso, gliene vorrò dopo. E credi che ti riuscirà facile? Ad ogni modo Ad ogni modo cosa? Perché non mi guardi in faccia? Non so che questo distrugge i nostri bei progetti, ma santo Dio, tu che mi dai da mangiare? Ci vogliono soldi, soldi. Presto avrei avuto un impiego. Un giorno sarò capace di guadagnare anche molto denaro. Sì, e seppure riuscirai a dar da mangiare a te e alla mogliettina, come faremo con la modisteria? Ma devi cercare di capire. Nessuno si vuole più mettere cappellini sulla testa. Se non venissero gli amici di Gwenda a giocare, quella lì sarebbe la sala del deserto. Potrebbe passeggiarci un cammello. E quando? Quando ti sposeresti? Non lo so, ma credo presto. I nostri poveri sogni. Lo so che è triste, povero caro, ma io ricorderò sempre i nostri bei giorni di vacanze, i nostri giochi, i nostri sogni, come dici tu. Anche tu li ricorderai, non è vero? No, io no. Va, va pure. Ma non pretendere che io ti ricordi come vuoi tu. Ma Corradino! Hai distrutto la nostra vita di ragazzi. Alla prima lusinga che ti hanno fatto, ti sei arresa senza neanche ribellarti. E questo mi dispiace. Adesso è finito tutto. Addio. E adesso perché piangi? Ma che tu pianga proprio, non lo capisco. Forse che io pensi alle cose che pensi tu. Ma tu perché non mi aiuti? Adesso più che mai ho bisogno di te. Adesso che mi sento sola e sto per commettere una sciocchezza. Sei persuasa? Ma lo era anche prima, stupido! Mi hai detto stupido. Ma caro, a forza di lottare io non posso trovarla da sola. Bisogna che tu mi aiuti. Ti ho detto che non devi piangere. Vieni, andiamo. E perché? Come perché? Perché mi avete distrutto a mezza edicola. Signora, mi occhi idea rosa, presto, presto che sei incominciato di sposa.
Mamma mia, mi è tutto rotto questo giornale. Ah, sì, è quella del signore. Prendete questo. Oh, grazie, signora. Vediamo, vediamo. Elga, Elga, fremente d'amore, si avvicinò al suo circo. Ti ricordi quando tutte le notti piangevi perché sognavi che la pantera ti portava via? Sì. Anche adesso ti vogliono portare via, ma non è la pantera, è un bel signore ducato. Vedi, anche io ho un difetto, di considerarti una ragazzina. E poi mi meraviglio se ti comporti come una donna anche troppo assennata. Corradino caro, senti... Hai ragione, è più forte di noi. Perdonami. Ma credi pure che io facevo per finirla. I lamenti di mia madre, i suoi sospiri dalla mattina alla sera. Lo so, lo so. Hanno finito per togliermi ogni volontà di reagire. Qualche volta ho avuto anche l'impulso di correre da te. Ma poi mi sono sempre fermata. Vedi, come dici tu, senza volerlo io pensavo... Ma quello è un ragazzo... Ma quando comincerai a considerarmi un uomo? Quando ti avrò sposata, forse? Sì, credo. Tu non farti vedere. Sì, caro, caro. A presto. Scusatevi. Perché hai fatto la spia? Perché sei gelosa, ecco perché sei gelosa! E tu che stai a fare? Beh, io sono venuto su con te. Rosalba! Rosalba! L'avete inteso? Mi ha detto che sono gelosa. Questa poi. Io gelosa, ecco. No, ma no. Io gelosa, no. No, io non vedo, ma è stato così per gioco. I bambini sempre mangiano con le mani. Ma perché invece degli scarabei non avete fatto una collezione più allegra? Che so, di uccelli di paradiso? Oh, prima di tutto perché gli uccelli di paradiso non sono degli insetti. E poi perché per fare quello che dici tu avrei dovuto trasferirmi fino alla Nuova Guinea. Nella Nuova Guinea? Posso esprimere un'opinione? Esprimi, esprimi. Evviva gli uccelli di paradiso e morte ai cerambici. Lo scarabeo sacro, che presso gli egiziani simboleggiava il sole. Sai? Gli egiziani bevevano troppo. Ce ne sai tu degli egiziani di quello che bevevano? Cosa bevi tu? Acqua. Allora non parlare. Come si chiama questo blu? Questo? Ah, sì, quello è un raro esemplare di cerambico muschiato. Tra i cerambici è il vero elegantone. Se ne va a passeggio dalla mattina alla sera, fa una vita da perfetto gaudente. Sono molto contenta di averne fatto la conoscenza. Ah, sì? Sì, di quello muschiato, però. Si capisce benissimo, sapete che siete di cattivo umore. A causa di Rosalba, lo so. Siamo tutti molto contenti che l'abbiate restituita a noi. A voi? E perché? Che cosa siete voi? Una setta? Sono contento di averla restituita.
Almeno non piangeranno i palazzi. E dovete stare attento a non rivederla più. Oh. Sì, cosa c'è? C'è la signorina Rosalba che cerca di noi. Rosalba? Oddio, io me la batto. Scusi, sa. Va bene, fai passare. Prego. Buongiorno, Martina. Signorina Rosalba, lei ha voluto incomodarsi e venire qui da me. Fra poco tutta la famiglia si riverserà da voi. Perché? Chi viene? La prego. Ho lasciato mia madre davanti allo specchio, che si faceva bella per venire da voi. Ah, e la ragione? Non lo so, tutto l'insieme. Ma particolarmente certi sospiri che ho sentito lanciare dalla sua camera. Ben sonori perché arrivassero fino a me. Vi dico questo perché non voglio che mi riteniate responsabile del discorso che ella vi potrà fare. Siamo intesi? Non dovete preoccuparvi. Qualunque cosa vi dirà è impossibile. O perlomeno improbabile che io approvi. Perciò lasciatela parlare se vi diverte. Ma non pensate che io possa averla ispirata o suggerita. Siamo intesi. Ma io non l'avrei pensato. Vi conosco abbastanza. Bene. Allora parliamo un po' di noi. Immaginerete perché sono venuta. Dovevo chiedervi scusa, no? Io spero che mi crederete. Vedete, Martino, anche senza quell'incidente, io stamane sarei venuta ugualmente qui. Io ho molta ammirazione per voi. Mi avete intenerita ed affascinata nel modo col quale mi avete avvicinata. Là, sul balcone. E là che mi avete vista quando mi affacciavo. Martino, io ho creduto realmente di poter essere vostra, come mi volevate ieri mattina, ma non ho resistito. Non si può passare su tutto. Io so bene che l'amore tra me e Corradino deve ancora nascere. Ma il mio istinto mi dice che nascerà. Perciò io aspetto. Su, datemi la mano, Martino. E perdonatemi il piccolo dolore che forse vi ho arrecato. Addio. Scappo in fretta perché non voglio che mia madre mi trovi qui. Meglio che glielo diciate voi. E scusatemi ancora. Fabrizio. Eccoci. Senti, vieni, vieni, siedi, siedi qui. Che cosa trovi tu in quel balcone? Che cosa ci vedi? Vedo un manichino. Da modista o da sarta, non saprei precisare. Un bel cappellino, piante di lauro nei vasi verdi. Ma mai più vedresti una persona viva. A dir la verità, quando ho guardato la prima volta sono stato tratto in inganno. Come avete fatto a indovinare? No, non ho indovinato. E poi guardando meglio ho subito capito. Era un manichino. Ho la vista buona io. E deve essere per questo. Ah, senti. Bisognerebbe telefonare a Moscatelli e dirgli di venire da me appena può, io ho bisogno di parlare. Il nostro amministratore? Sì. Vado subito. Ma sei sicuro di aver capito bene?
Ma guarda che è importante. Ma stai tranquillo. Vado su e la convinco io.